polpetta di rana pescatrice con olive taggiasche e capperi. Oggi preparo le polpette con filetti di rana pescatrice. Schiaccio la patata lessa, aggiungo alla patata lessa la rana pescatrice che è stata sminuzzata, aggiungo l'uovo, mescolo il tutto, amalgamo bene, poi aggiungo le olive taggiasche denocciolate e tritate, i capperi, il prezzemolo, aggiusto di sale, un po' di pepe, mescolo il tutto, dopodiché copro l'impasto con una pellicola e lo lascio riposare circa un'ora in frigorifero per poi riprenderlo. Prendo la polpetta, la rotolo bene tra le mani, la schiaccio, la passo nella farina, poi al setaccio, poi nell'uovo per dare maggiore copertura perché poi in fase di cottura con questi passaggi la polpetta sarà morbida all'interno e croccante all'esterno. Posiziono le polpette che sono quasi di 20-25 grammi. Le polpette di rana pescatrice. Ci avviciniamo alla cottura e la cottura deve essere dorata, croccante all'esterno. Queste sono le polpette di rana pescatrice.